È una giornata di festa, amiche e amici di Spezia1906.com. Lo Spezia mantiene la categoria, lo Spezia batte 4-1 il Torino e conserva la permanenza in Serie A. Una giornata lunghissima che è iniziata questa mattina con la presentazione della famiglia Platek, le prime parole molto ambiziose di un progetto che è partito da gennaio e che adesso si gode la prima vera soddisfazione, il mantenimento della categoria. 4-1, partita mai in discussione allo stadio Alberto Picco, amici, visto che la partita è andata sul 2-0 nel primo tempo, due gol per parte, è tornato alla rete Nzola, una grande prestazione da parte di tutti, niente da dire, davvero un 4-1 che mai lo Spezia aveva messo in campo, che aveva ottenuto in questo campionato, il primo in Serie A contro tutto e tutti, nelle difficoltà ovviamente del giocare senza pubblico, del non avere il Picco per molte gare, nell'inevitabile gap con tutte le altre squadre. Quest'oggi il Torino, che ha campioni del calibro di Belotti, centravanti della nazionale, è stato letteralmente annichilito, 4-1 per una vittoria che consegna allo Spezia i tre punti bastevoli con una giornata di anticipo per mantenere la categoria. Spezia dunque giocherà in Serie A anche l'anno prossimo, sono tutti ancora in campo i giocatori in maglia bianca davvero, perché li stiamo osservando qui dal vivo, c'è una maglietta per tutti con scritto "è tutto vero" ancora una volta, perché effettivamente l'impresa fatta da questi ragazzi è incredibile, è clamorosa e porta via ancora una volta un obiettivo davvero incredibile che ha portato a casa la squadra di Italiano. Ci sarà la Roma ancora da affrontare, l'ultima Roma di Fonseca, anche qui si intrecciano naturalmente le sensazioni del presente e del futuro, sarà l'ultima Roma di Fonseca, ma lo Spezia, pensate, potrà affrontarla con qualunque uomo, con la testa sgombra, non avrà più bisogno di guardare la classifica, cosa che invece per il Torino sarà decisamente diversa, perché i Granata dovranno sperare che non vinca il Benevento domani con il Crotone. È stata una giornata importantissima, bellissima anche per i tifosi, che hanno già fatto sentire il loro calore proprio fuori dall'NH Hotel durante la presentazione della famiglia Platek, e loro si sono davvero sorpresi del grande affetto di questa piazza, di questa città. In tanti sono stati anche ad acclamare la squadra fuori dai cancelli del Picco, perché ancora non si può entrare, magari con la speranza che con la Roma qualcuno possa davvero assistere dalle tribune all'ultima grande partita della formazione spezzina. Foto di riso naturalmente, mister Italiano acclamato, ha fatto davvero un miracolo questa squadra, perché lo ripetiamo, ci sono state davvero tantissime difficoltà, adesso nuovamente tutti assiepati a centrocampo per un'altra foto di rito, per emozioni davvero indimenticabili che questa squadra ha regalato alla sua città, ai suoi tifosi, ai suoi giocatori, a tutti quanti, a tutti coloro che hanno vissuto questo anno molto molto difficile, molto molto complicato, e che di fatto però ha consegnato alla fine il traguardo più bello, quello della permanenza in categoria, della permanenza in Serie A. Adesso può partire ovviamente la festa, i tanti supporter che sono già in centro e vorranno continuare anche fino a questa sera naturalmente a godersi un traguardo bellissimo, meritato, che ha portato lo Spezia a festeggiare davvero meritando quest'oggi 4-1 sul Torino. Una partita importantissima, una partita che consegna nuovamente alla formazione di Italiano la possibilità di giocare ancora in Serie A. Adesso naturalmente ci sarà da pensare al futuro, ci sarà da capire che cosa fare nel prosieguo della prossima annata, ma quel che conta è che però intanto si può festeggiare, ed è quello che verosimilmente faranno questi ragazzi e lo faranno anche tutti i dirigenti, i Platek e davvero tutti coloro che hanno seguito, amato lo Spezia in questa stagione molto molto bella anche per certi versi. E consentitecelo, in un momento in cui la Superlega ha rischiato in qualche modo di avere grande possibilità di essere inserita all'interno del calcio, le squadre come lo Spezia conciliano ancora con il piacere e l'amore per questo sport. Guadagnano adesso gli spogliatoi le Aquile, terminiamo anche noi la nostra diretta, ma è stata davvero una stagione bellissima, una stagione da incorniciare, una stagione piena di emozioni come quelle che lo Spezia ha sempre fatto vivere in queste ultime stagioni, ma la certezza, amici, è soltanto una, cioè che lo Spezia ancora una volta sarà ai nastri di partenza nella prossima Serie A. Adesso può partire la festa.